La persona più interessante che abbia mai conosciuto nella mia vita è questo ragazzo con gli occhi blu, si chiama Max. E da lì nasce veramente questo duo improbabile da supereroi di provincia, uno che cantava impalato e l'altro che saltava fino a star male. Gli anni è l'ultima canzone che scriviamo assieme io e Max, è proprio il triplice fischio finale, spogliatoi, doccia, stadio vuoto. Stavo mettendo in ordine la mia cameretta con tanti ricordi impolverati da buttare per trovare dei ricordi nuovi, per fare spazio. Cosa succede? Mi rendo conto che questi ricordi non sono così impolverati, sono quasi piacevoli, mi fanno quasi ridere, mi fanno sghignazzare, ho voglia di giocarci, ci gioco. Massimo Cotto mi propone, visto che secondo lui la mia vita era così rock and roll, di fare un libro. Io mi considero un normalone, però gli dico facciamo sto libro, quindi sbrodolo tutto il succo della mia anima a Massimo Cotto, che con la sua penna aulica fa un libro che è un fiume in piena. Non ho ucciso l'uomo ragno. Molti miti e leggende su di me. Non ho mai vagato la notte nei cimiteri di Parigi con Jim Morrison, non sono stato rapito dagli alieni, non sono mai stato vestito come Pippo all'entrata di Disneyland per dare il benvenuto a quelli che arrivavano. Hanno ucciso l'uomo ragno non è mai stata evidentemente dedicata al tragico dramma di Falcone, era veramente il Bronx a New York come ce lo immaginavamo, era veramente Peter Parker che era un po', diciamo, come me, Max, un banalone che però aveva delle ambizioni enormi. Gli 883 nascono evidentemente su un banco di scuola. La persona più interessante che abbia mai conosciuto nella mia vita è questo ragazzo con gli occhi blu che parla in una maniera a metà razionale e a metà surrealista. Si chiama Max. Iniziamo a scrivere assieme degli sketch, del rap, perché io faccio l'animatore nei villaggi di vacanza, quindi ho bisogno di rappare. Max è la persona migliore per scrivere questo. Iniziamo a fare anche della pop. Iniziamo a rompere le scatole a tutto il mondo a Radio DJ, arriviamo a Giovanotti, arriviamo a Cecchetto e da lì nasce veramente questo duo improbabile da supereroi di provincia, uno che cantava impalato e l'altro che saltava fino a star male. Questo erano gli 883. Il momento più eccitante in assoluto è comunque il giorno dopo che abbiamo portato la cassetta Non me la menare in portineria di Radio DJ all'attenzione di Claudio Cecchetto. Niente era acquisito, nel senso che porti una cassetta di un pezzo così, la dai al portinaio intimandolo di darla a Claudio Cecchetto. Il giorno dopo Pierpaolo Peroni, che era il braccio destro di Claudio Cecchetto, mi chiama, mi dice ma guarda adesso facciamo questa cosa perché c'è Castrocaro. Chiamo Max, il quale con le sue frasi che non vogliono dire niente e vogliono dire tutto, mi dice ah beh allora posso mettere le mutande di pelle. Cioè, quindi, lui vedeva già quindi questa proiezione un po' da pop star. Cioè, questa telefonata è stato il momento più eccitante, secondo me, per tutte e due, per me e per Max. Gli anni è l'ultima canzone che scriviamo assieme io e Max, è proprio il triplice fischio finale, spogliatoi, doccia, stadio vuoto. Perché? Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Mi rendo conto che la canzone è bellissima, ma io non voglio né la stessa storia, né lo stesso posto, né lo stesso bar. Cioè, stavo bene con Max, stavo bene gli 883, stavo bene a Pavia, ma ho questo tappo che voglio esplodere e gli anni segnano veramente non la claustrofobia ma la decisione finale irreversibile. Devo andarmene via perché voglio un'altra storia, un altro posto e un altro bar a New York, a Los Angeles, a Miami sull'Ocean Drive e ci vado. La mia onestà intellettuale mi porta ad andare via senza firmare questa canzone perché non mi appartiene. Io voglio diametralmente un'altra direzione. Perché sono passato dal più grande entusiasta con la più grande energia sulla terra a un momento di minore entusiasmo. Abbiamo raggiunto quello che cercavamo. Non sono sceso da una giostra perché non mi piaceva più, ma sono andato verso una giostra che mi piaceva ancora di più. Non è stato quindi lasciare qualche cosa o sminuire la mia passione. È stato aumentare a un certo momento la mia passione verso un'altra sirena che mi chiamava. Io cerco Brandy a Miami. Non la trovo. Conosco le sue amiche, che sono anche più belle di lei, tra cui una delle sue amiche si chiama Beverly Peel, che all'epoca era una modella fenomenale, Cynthia Bailey, che ancora adesso è conosciutissima, Tyra Banks, che ancora adesso è conosciutissima, quindi esco con le sue amiche. Beverly Peel, a New York, ha un marito che è manager di un gruppo rap, secondo me fortissimo. I padrini, diciamo, della figlia di questa coppia, Beverly Peel e il manager, sono Karl Lagerfeld e Russell Simmons, il padrone della Def Jam. Io entro in studio per produrre questo album rap, cioè sono sicuro, sono a due dita da fare un album come volevo a New York, bello, coriste gospel,
New Soul, strumentisti, tutto live. Un giorno il marito di Beverly Peel, in maniera condannabilissima, chiaramente reprensibile al 100%, la picchia. Russell Simmons gli mette quasi un contratto sulla sua testa. Questo mio, quindi, partner deve scappare da New York, io devo seguirlo con i nastri sotto i gomiti. Vado da Toto Cutugno, dopo averlo tradotto in italiano, ci perdo al cambio, zucchero filato nero. Evidentemente ero svogliato, evidentemente ero delusissimo. Mi sono sempre dato degli obiettivi, delle strategie, tipo ricominci da zero, devi essere un fantasma, devi essere conscio che sei nella penombra, devi essere conscio che non hai più dei ricordi che ti aiutino, devono guardare sempre avanti. Oggi, diciamo, sono event executive per la Walt Disney Company, quindi organizzo degli special event. Io ho cominciato a Disney veramente dicendo che ero laureato in lettere, ma hanno messo a fare il cowboy la mattina dopo. Ho ricominciato da zero proprio perché non volevo barare, volevo darmi tutta l'energia verso il passato senza guardarmi o guardare neanche uno specchietto retrovisore, devo solo essere un fiume in piena. Se dovessi fare qualcosa parallela, diciamo, come nella discografia, preferirei comunque essere artista e preferirei comunque approfittare del mio amore per la chitarra per scoprire magari dei nuovi talenti, ma non mi piacerebbe essere un discografico, comunque qualcuno dietro le quinte. Ballare sulla scena mi piaceva. Chiaramente era una cosa originale, strampalata, unica, non ero un ballerino, provavo a fare delle coreografie come chiunque potrebbe fare in discoteca, prestavo il fianco a delle critiche, ma me ne fregavo totalmente perché facevo quello che ritenevo normale fare. Max, non siamo più compagni di banco, ma se fosse qui sghignazzeremo 4 ore assieme. L'ultima volta che l'ho visto all'Arena di Verona con Amadeus, abbiamo passato una serata a sghignazzare. Non è che c'è un rapporto da zio che devi chiamare, come stai zio? Cioè, non ci cerchiamo, ma quando l'attualità vuole che ci troviamo, ti assicuro che è come al liceo. Però non siamo colleghi, non siamo mai stati colleghi, siamo stati veramente compagni di banco, anche quando eravamo negli 883. Se il caso veramente ci portasse assieme senza calzascarpe, sono sicuro che saremmo contenti tutti e due. Claudio Cecchetto non ha cambiato una virgola dei testi, non ha cambiato una virgola del nostro modo di essere sulla scena. Max impalato, io che saltavo come un matto, ancora di più, quindi lo devo ringraziare, un grande. Fiorello l'ho sentito anche recentemente, è sempre stato più che un fratello maggiore, era la grande star a quel tempo del team. Ci dava molti consigli, ci prendeva molto per il culo, mi faceva bene, è qualcuno di molto buono e di grande in tutti i sensi. Giovanotti è stato uno dei primi che ci ha permesso di esprimerci, quindi un grande grazie dobbiamo dargli. È stato un esempio perché era uno dei primi che faceva il rap. Amadeus, siamo anche stati assieme a New York, era come noi, diciamo, un divo minore del team di Cecchetto, una grande gioia quando ci rivediamo anche con lui, e penso che un'amicizia sincera ci leghi, che qualcuno comunque di molto buono dentro, a parte essere forse uno dei migliori presentatori italiani. Se ci fosse la possibilità di andare a Sanremo, evidentemente sarò contentissimo, ma deve venire quasi da sola. Ho un brano che potrebbe piacere a tutta Italia. Se Max mi vuole raggiungere, le porte sono aperte. Lui ha una carriera confermata, io mi rimetto in pista nell'arena, Spartacus, voglio combattere da solo. Se poi lui mi raggiunge, mi vuol dare una mano, è il benvenuto.